Il Campobasso travolge con il punteggio di 4-1 il Notaresco e si riprende la vetta della classifica con una gara da recuperare. Prima del fischio di inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Paolo Rossi, campione del mondo nell'82. Dopo la lunga sosta e le problematiche legate al Covid-19 che hanno riguardato la formazione rossoblù, i timori sulle condizioni fisiche dei ragazzi di Mirko Cudini facevano presagire un pomeriggio difficile e con diversi punti interrogativi, ma così non è stato. Subito pericolosi gli ospiti. Al sesto minuto un tiro di Marchionni viene deviato in angolo da Raccichini. Al quattordicesimo Vitali, lanciato a rete, viene atterrato da Colombatti. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il numero 5 del Notaresco. Il conseguente calcio di punizione è battuto da Esposito, ma il suo tiro termina fuori. Al ventitreesimo è Frulla che, da tiro piazzato, manda la sfera oltre la traversa. Con un uomo in più, il Campobasso preme sull'acceleratore e due minuti dopo passa in vantaggio. Punizione di Esposito che pennella un pallone invitante per Cogliati che trafigge Sciba. Al ventinovesimo il giovane Vitali commette fallo su Simoncini, beccandosi l'ammonizione. Al trentesimo, ottima azione del solito Vittorio, con la palla che vaga pericolosamente nell'area avversaria, ma nessuno ne approfitta. Subito dopo, il fantasista di San Martino in Pensilis semina il panico e sferra un gran tiro indirizzato al set, ma l'estremo difensore abruzzese compie uno spettacolare intervento. Timida reazione ospite al 32esimo, ma il tiro di Banegas è alto. Al 37esimo mischia in area del Campobasso su un corner. Raccichini si salva. Prima dell'intervallo, ingenuità di Menna che commette fallo regalando alla squadra di Massimo Epifani un calcio di rigore. Dal dischetto Banegas non sbaglia, ristabilendo la parità. La ripresa inizia con i rossoblù determinati ad approfittare della superiorità numerica. Detto fatto, al 47esimo grande assist di Esposito per Cogliati che mette la sfera nell'angolino sorprendendo Sciba. A questo punto il protagonista del match in negativo diventa il direttore di gara che prima ammonisce Brenci, reo di un intervento su Marchionni. Poi espelle Cudini, estraendo di seguito prima il giallo, poi il rosso. Al 68esimo il signor Mirabella di Napoli si supera. Pablo Vitali viene atterrato in area, tutti si aspettano il penalty, ma il numero 11 rossoblù, già ammonito, viene penalizzato da una presunta simulazione, finendo anzitempo negli spogliatoi. Ristabilita la parità numerica, il Notaresco si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma i padroni di casa con un micidiale 1-2 chiudono il conto. Al 74esimo tripletta di Pietro Cogliati, più lesto di tutti dopo una mischia in aria. Al minuto 81 ancora il bomber milanese in gol su delizioso passaggio di Vittorio Esposito per Cogliati. Quarta rete e settimo sigillo stagionale che gli consente di diventare capocannoniere del girone F della Serie D. La partita si chiude con un tiro di Van Zan di poco fuori nei minuti di recupero. Con questa larga affermazione il Campobasso torna al comando della graduatoria. Bene tutti i ragazzi di Cudini, ma Cogliati ed Esposito meritano un 8 in pagella. Il bomber si porta a casa il pallone, mentre prima di rientrare negli spogliatoi i giocatori rossoblù vanno simpaticamente verso i cancelli dello stadio a salutare un gruppetto di tifosi giunto al Selva Piana. E domenica ancora una sfida al vertice in casa del Castelnuovo Vomano, sorprendentemente secondo in graduatoria. Next one.